Non credo alla montagna e ai suoi valori come a una scuola di vita necessaria. Credo alla montagna e ai suoi valori come a una scuola di vita possibile. Ce ne sono molte altre, il mare per esempio, ma non so nuotare. Per questo per me è stato naturale cominciare con il parco naturale, cominciare con il Brenta. Penso alla montagna e mi riferisco sia agli ambienti naturali, sia ai paesaggi culturali, come a uno spazio di vita, come a uno spazio dell'educazione. Qualche cosa di più dell'istruzione. L'istruzione consiste nell'accumulo piramidale di tante informazioni, una dopo l'altra. L'educazione ha invece a che fare con i sentimenti. Questo spero di aver trasmesso a Lorenzo. Poche cose, insieme alle radici di un antico nomadismo. Perché in fondo veniamo tutti da là, tutti quanti. Un tempo, prima della rivoluzione neolitica, eravamo nomadi. Con il passaggio al modello di vita sedentaria abbiamo guadagnato sicurezza e tranquillità, ma abbiamo anche perso la capacità di adattarci alle cose che cambiano. Tornare alla tenda e al sacco a pelo, anche se per poco, per pochi giorni, anche se per gioco, significa questo. Per i popoli delle steppe, per i nomadi di un tempo, il paesaggio familiare era la volta celeste, una dimensione che sta al di sopra dei confini di Stato, al di sopra della geografia fisica e politica. È una dimensione che ci accomuna tutti e che ci rende tutti uguali, partecipi dello stesso destino. Dunque, il progetto è nato nell'estate del 2020 con il Parco Naturale ad Amello Brenta insieme a Montura Editing. Lo scopo dell'iniziativa era culturale, promuovere la montagna nei suoi aspetti storici e naturalistici, ma era anche uno scopo, diciamo così, personale. Volevo che io e Lorenzo diventassimo compagni di viaggio. Quando condividi un viaggio in tenda con qualcuno, il rapporto tra di voi cambia in qualche maniera per sempre. Nel ricordo, voglio dire, potrei sempre tornare là con lui. È un legame intimo, un legame forte, a doppio nodo, che non è facile da capire dal di fuori. Ho avuto questo privilegio con pochissime persone, con Roberto, un mio amico fraterno, che mi ha insegnato tutte queste cose, con Fabrizio, con Enzo e poi con mia moglie Silvia, durante i viaggi che abbiamo fatto insieme, ora finalmente anche con Lorenzo. Tra di noi c'erano, mentre stavamo viaggiando nel Brenta, quasi 40 anni di differenza. Io ne avevo 41 quando siamo partiti, Lorenzo aveva 1 anno e 10 mesi. Il giro del Brenta, il nostro giro del Brenta, lo abbiamo fatto in questo modo, in senso antiorario. Siamo partiti dalla Valle di Non, diretti verso il Monte Peller, la cima e il rifugio, poi dal versante Solandor del Peller siamo scesi verso Malei di Maro. Di lì per la via della Val Meledrio siamo saliti verso Passo Campo Carlo Magno e poi verso Madonna di Campiglio, dove abbiamo proseguito per il rifugio Vallesinella. Al Vallesinella là abbiamo lasciato la bici e il carretto per proseguire 2 giorni a piedi con lo zaino verso i rifugi Casinei, Tucket e Brentei. Nei giorni successivi siamo saliti al laghetto di Valdagola, un diamante alpino, un posto meraviglioso, da Sant'Antonio di Mavignola, poi in discesa lungo la Varrendena fino a Spiazzo, dove comincia la salita che abbiamo preso per Passo d'Aone.
A quel punto, dal lato di Ragoli e Priore, siamo entrati nelle Giudicarie e dalle Giudicarie verso il Banale, Perstenico, San Lorenzo e infine il rifugio al Perrose. Diretti verso Molveno, siamo passati per il fondovalle di Deggia e lì abbiamo risalito il famoso ciottolato verso Nembia, poi da Molveno ad Andalo e da Andalo attraverso la valle dello Sporeggio e la valle di Non abbiamo chiuso l'anello con l'ultima salita al lago di Tovel. Andavamo piano, piano, pianissimo, veramente piano, pedalavamo come le lumache, eravamo lenti come le lumache. Lorenzo aveva imparato anche a dirlo. Papà Ale con la bici, come la lumaca, diceva proprio così. La bicicletta con tutto il suo bagaglio, il peso, il carretto, le nostre cose, dal fornelletto a gas fino ai giochi di Lorenzo, pesava circa 60 kg più gli 11-12 kg di Lorenzo. Ma cosa fai? Cosa fai, Lorenzo? Non lo puoi vedere tutto insieme, il parco è grande, lo devi scoprire un po' alla volta. L'Adamello Brenta ha una superficie di circa 620 km² più o meno ed è la più vasta area protetta della provincia nel Trentino occidentale. La grande varietà di ambienti naturali è indice di una eccezionale biodiversità, ma contemporaneamente la presenza di numerose vallate ed insediamenti sul territorio testimonia anche un'importante etnodiversità. Non esiste una sola popolazione del parco naturale, ma tante comunità diverse che abitano queste montagne, ciascuna con le proprie peculiarità e con le proprie caratteristiche. I principali gruppi montuosi del parco, il Brenta, l'Adamello Presanella, sono molto diversi. Le Dolomiti di Brenta hanno rocce calcaree o dolomitiche, appunto, che sono di natura sedimentaria, sono tenere, fessurabili e non di rado danno origine a fenomeni carsici. Per questo nel gruppo del Brenta troviamo tendenzialmente pochi laghi e molte cascate. Le rocce del gruppo Adamello-Presanella invece sono di origine magmatica, sono dure, sono impermeabili e favoriscono la presenza di laghi, laghetti alpini di varie dimensioni. Quando siamo partiti, per esempio, il primo giorno, dopo il saluto con Chiara e l'area del Parco Naturale Adamello Brenta a Cles, la salita verso il Perler, la salita da Meckel verso il rifugio, non finiva più. Nei tratti più ripidi, in salita, facevamo i 3-4 all'ora, a volte i 2-3 km all'ora. Era il limite, nel senso che dopo quella velocità lì metti giù il piede, voglio dire, se vai ancora più piano scendi dalla bicicletta e la spingi. Ma non riuscivo a spingerla perché era troppo pesante, quindi anche sui pezzi più erti cercavo sempre di restare in sella. Con Giampaolo del Montura Bike Isera avevamo montato sia sui pignoni che sulle corone davanti i rapporti più agili possibile, in modo da avere più possibilità di salire in sella e superare quelle pendenze. Avevamo, se non sbaglio, un pignone dietro da 38, addirittura da 40 e 24, 22 denti sulla corona davanti. Con Lorenzo siamo saliti così, pianissimo, fino agli alpeggi. La strada asfaltata da Meckel verso il Peller, poi la cementata e quindi gli sterrati fino al rifugio. Hey, ciao Lori! Saluta! Abbiamo dormito lì, abbiamo dormito al rifugio,
perché l'indomani, il giorno successivo, volevamo, ci sarebbe piaciuto fare la cima del Peller con lo zaino, lasciare la bicicletta lì e poi Lorenzo sullo zaino fino alla cima del Peller, ma in realtà senza fortuna, perché pioveva, c'era tanta nebbia. Così siamo rimasti a camminare 2, 3, 4 ore tra Malga Tassulla e la Croce del Peller. Guardavamo, no, verso sud i piani della Valnana che andavano e venivano tra le nuvole. Mi sono chiesto spesso di fronte a questi luoghi meravigliosi da dove abbia origine il fascino delle montagne, delle Dolomiti di Brenta in particolare. Non solo la bellezza, diciamo così, per un'estetica della montagna, ma anche quella luce quasi mitica, quell'aurea quasi leggendaria che le Dolomiti di Brenta si portano dietro. A spiegare questa dimensione, che ha a che fare più con le rappresentazioni che abbiamo della montagna e quindi con la soggettività piuttosto che con le crolle dolomitiche intese in senso materiale, serve forse capire da dove veniamo e come venivano viste in passato queste montagne. In età classica, al tempo dei Romani, le Alpi erano percepite come un accidente della natura, no? Incutevano timore, erano una barriera, non interessavano, non erano abitate, venivano aggirate. Non erano luoghi di incontro, ma piuttosto di chiusura. Da un punto di vista, diciamo così, anche etnografico, non erano porose, non favorivano gli scambi. Erano dei luoghi impermeabili e divisivi. Nel Medioevo poi, un po' alla volta, le cose cambiano quando le Alpi iniziano a popolarsi, a partire dall'anno 1000, dall'11 e dal 12 secolo, nelle aree di mezza montagna e fino ai margini delle terre alte la popolazione sale e comincia a trasferirsi in modo sostanziale, stabile. In questa fase raggiungere le vette non interessava ancora, ecco, non era un elemento di conquista, la vetta nel Medioevo non era ancora un luogo da conquistare, ma alcuni secoli più tardi, in epoca moderna, si assiste invece a una svolta. È una rinnovata sensibilità che connota lo sguardo dei primi turisti, dei primi viaggiatori, dei primi alpinisti che arrivano nelle Alpi. Sono le sensibilità cosiddette del sublime romantico, del pittoresco alpino. Ecco, nel gruppo di Brenta, i primi viaggiatori alpinisti che portano questo sguardo giungono nella seconda metà dell'Ottocento. Erano tra gli altri i britannici John Ball, Francis Fox Tuckett e Douglas Freshfield. Erano l'austriaco Paul Grohmann e altri interpreti di questa stagione, altri che venivano dalla Boemia, per esempio. Volevano conquistare le vette, ok, ma volevano anche ammirarle. Oltre il primato sportivo, questi alpinisti scrivono libri di viaggio e pubblicano le prime guide di montagna. Si rendono interpreti di un cambiamento che è scientifico e culturale. E grazie a loro, per esempio, grazie all'opera di due viaggiatori inglesi, Gilbert e Churchill, che nel 1864 pubblicano una delle più importanti guide di viaggio sulle Dolomiti, è grazie a loro, dicevo, che si diffonde il toponimo Dolomiti. L'aurea leggendaria che avvolge le Dolomiti di Brenta, dunque, si deve certamente al fascino di questi monti, di una bellezza, come dire, barbara, primigenia, ma si deve anche all'eredità spirituale di questa stagione culturale. Ecco. La fortuna più grande per noi trentini è di averle a un passo dalle nostre case, queste montagne, di poter dire a un certo punto, ok, va bene, prendo la bicicletta, la tenda, il sacco a pelo, parto con Lorenzo e faccio il giro del Brenta. Thank you.
Ok, dopo vari tentativi di raggiungere la cima del Peller abbiamo rinunciato alla vetta, troppa nebbia e troppa pioggia. E abbiamo proseguito il viaggio di nuovo con la bicicletta pedalando verso Di Maro. Siamo scesi con la bici dal versante Solandro del Monte Peller per la via di Malgaclesera, dove abbiamo trovato Fabrizio e sua moglie. Sono una coppia di giovani, giovanissimi, che gestiscono la Malga. È un posto speciale, ci hanno accolto alla grande, con gli yogurt, con i loro formaggi di Malga, con le loro produzioni. La pratica dell'alpeggio, non soltanto qui, ma in tutto il territorio del parco naturale, ha radici molto antiche, è vecchia di alcuni secoli, è vecchia, vecchissima di mille anni. Cominciò probabilmente attorno all'anno 1000, dopo l'undicesimo, dodicesimo secolo, a seguito di un leggero innalzamento delle temperature, questo su tutte le Alpi e su macro scala in tutta Europa. Questo periodo è conosciuto oggi con il nome di optimum climatico. Fu proprio questo leggero innalzamento delle temperature a rendere possibile l'affermarsi di insediamenti alpini oltre i livelli di fondovalle, verso le quote di mezzo monte fino ai margini delle terre alte. Scendendo da Malgaclesera abbiamo raggiunto poi sul fondovalle, una discesa lunga, lunghissima, la pista ciclabile che in Val di Sole porta verso Malé. Abbiamo proseguito un po' verso monte fino a Di Maro, dove ci siamo fermati, abbiamo dormito in campeggio, abbiamo piantato la tenda per ripartire l'indomani. Il giorno dopo ci aspettava la salita alla Val Meledrio. Lungo la Val Meledrio, il ponte sul torrente, il primo ponte, quello che si incontra, uno dei luoghi anche più fotografati della Val Meledrio, poi i tornanti, una bella pendenza ripida, una strada che prima è larga, poi diventa un sentiero sempre più stretto con dei passaggi su legno, successivi ponti di legno. Abbiamo fatto con Lorenzo avanti e indietro più volte per mettere la telecamera, per farla partire, per tornare a riprenderla, accenderla, spegnerla. Era l'unico modo da soli per registrarsi. Per me era anche un modo per fissare i ricordi in digitale. Per Lorenzo stava diventando un gioco, era diventato un gioco. Ogni tanto si alzava nel carretto e buttava fuori le sue scarpe. Io me ne accorgevo dopo, magari era lui che me lo faceva capire, e quindi via, ci si fermava indietro a recuperare le scarpe, la scarpa, quella che aveva buttato fuori, e poi si ripartiva di nuovo avanti e indietro così con la scarpa. Lorenzo non contava i metri di dislivello, evidentemente, sotto il cielo della Val Meledrio. Io un po' di più li sentivo nelle gambe. Non hai perso niente? Le pepe le hai? Thank you.
proposito del cielo della Valmeledrio, mi tornavano in mente, mentre salivamo, i diari di Freshfield, i diari di Douglas Freshfield, che scriveva così 150 anni fa, quando negli anni 60 dell'Ottocento, era la seconda metà dell'Ottocento, saliva questi luoghi sotto un cielo italiano, lui si esprimeva così, muovendosi in questa valle verso Passo Campo Carlo Magno. Leggo dai suoi scritti direttamente. Davanti ai nostri occhi, scriveva, si aprì improvvisamente uno splendido paesaggio, sul tipo di quelli della vecchia scuola romantica. No? Il sublime romantico, il pittoresco alpino, le cose che dicevamo prima. Avevo con me alcune di queste pagine, alcuni dei suoi testi. Qualche pagina l'avevo fotografata con lo smartphone per potermela rileggere la sera in tenda. Ma la sera in tenda in realtà non ne avevamo più, io e Lorenzo eravamo cotti. Lorenzo era sempre meglio allora, tutto il giorno, per tutta la giornata, e poi quando entrava nel sanguapelo con me, boom, si addormentava e io crollavo subito dopo. Quelle pagine le abbiamo riprese più tardi, un mese dopo, quando siamo tornati a casa. Dicevo a Lorenzo, guarda, ti ricordi, eravamo lì, riprendendo proprio quelle parole e ritorno sulle citazioni di Freshfield, eravamo lì, scrive l'alpinista inglese, in un vibrante cielo dove stavamo vagando, sognando altre distanze e una distesa illimitata di colli ondulati e di spianate boscose. Freshfield aveva usato queste frasi per raccontare il pittoresco intrico di alberi e di rocce che gli si presentò dinanzi della Valmeledrio, verso Passo Campo Carlo Magno. Pubblicò questi appunti in Italian Alps, il libro di cui tengo in mano l'edizione italiana, stampato a Londra per la prima volta nel 1875. Con il magnetismo delle sue frasi, delle sue espressioni, del suo verbo, ritorno ancora oggi sul viaggio. Mentre tengo in mano l'edizione italiana, questa qua, che è stata edita nel 1971 dalla SAT, dalla Società degli Alpinisti Tridentini. Il libro, questa versione qua, me lo aveva dato la nonna, mia mamma, poco prima di partire. Il titolo in italiano è Le Alpi Italiane, schizzi delle montagne del Trentino. Ed è vecchio di quasi mezzo secolo. In mezzo secolo vorrei dire più veloce della storia. Questa edizione ha compiuto 50 anni nel 2021 e le parole che ci sono dentro hanno un secolo e mezzo. Lorenzo non aveva neanche 2 anni quando stavamo viaggiando, cosa può capire di queste cose, di che cosa si può interessare? È difficile spiegargli che cos'è la scuola romantica, gli alpinisti vittoriani, la contemplazione della natura, la montagna, la scalata, boh. Ciò che conta è che queste 370 pagine, ecco, hanno l'odore della carta. Quella vera, quella che ingiallisce, che cambia con il tempo, che stinge, che si sciupa, che si rovina. Non sono sicuro che libri come questi, no, esisteranno ancora quando Lorenzo sarà grande. Gli ebook non ingialliscono. Il libro che sto sfogliando, come dire, ha l'odore dei mazzi di carta da briscola, quelli che stavano nei vecchi bar di paese. Come si può descriverglielo se non si può farglielo annusare? Non so nemmeno se quando sarà grande Lorenzo esisteranno ancora i mazzi di carte. I videogiochi sono un'altra cosa, non prendono l'odore di un giro di tavolo, l'ennesimo, e non prendono l'odore dell'ennesima mano di gioco. Passata la Valmeledrio, scollinato Passo Campo Carlo Magno in direzione di Madonna di Campiglio, siamo scesi in paese, poi da lì abbiamo preso la strada asfaltata che porta al rifugio Vallesinella, dove avevamo deciso di lasciare la bicicletta e cominciare la nostra parte a piedi con lo zaino nel cuore delle Dolomiti. Iniziavano così i nostri 2 giorni sui sentieri del Brenta. La bici l'abbiamo lasciata lì con il carretto e sullo zaino abbiamo messo tutto quanto quello che ci serviva per un paio di giorni,
Lorenzo compreso, ci ha messo dentro anche lui e siamo partiti verso Rifugio Casinei. Dal Casinei quindi verso il Tucket il mattino seguente, dove arriviamo verso mezzogiorno, sul principio di una perturbazione, nuvole, aria da nord. Ho detto a Lorenzo che la nebbia e il vento sono cresciuti insieme e che da mille anni giocano a rincorrersi. Il vento fa rumore ma non si vede e la nebbia si vede ma non fa rumore. Così non si prendono mai. Il rifugio Tucket o Tucket, a seconda che lo si voglia pronunciare in trentino oppure in inglese, prende il nome dal britannico Francis Fox Tucket, viaggiatore, narratore, scalatore e alpinista soprattutto. Al culmine della sua fama, era presso poco la fine dell'Ottocento, Tucket aveva salito 270 cime in tutte le Alpi e quasi 700 valichi. Fu definito da Edward Whymper, che era colui che aveva raggiunto per primo il Cervino nel 1865, come quel forte alpinista, Tucket, il cui nome è noto in lungo e in largo per le Alpi. Mentre da Leslie Stephen, che era un critico, scrittore, letterario, intellettuale britannico, Tucket fu descritto in questo modo, una frase ancora forse più espressiva. Quando qualcuno gli domandava a Leslie Stevens chi fosse Tucket, si dice che Stephen rispondesse in questo modo: è paragonabile al sole stesso, no? Il quale tocca tutte le cime più elevate nelle Alpi, penetra le vallate più profonde e remote e corre a una rapidità incredibile saltando da una parte all'altra delle Alpi. Francis Fox Tucket visitò le Alpi per la prima volta con i suoi genitori nella prima metà dell'Ottocento, era il 1842. Poi nel 1872, particolarmente nella zona del rifugio Tucket, percorse per primo la bocca di Tucket, che oggi prende il suo nome, così come molti altri toponimi, nelle Dolomiti Trentine, ma non soltanto, in tutte le Alpi. Abbiamo aspettato quasi tutto il pomeriggio in attesa di una schiarita, camminando qua e là attorno al rifugio. Ci allontanavamo fino a quando lo vedevamo sparire, poi ritornavamo più vicini. Non è che ci fosse molto lassù. Vento, nubi e crode in quel momento là. Tanto silenzio. Ma a dir la verità mi è sembrato che non ci mancasse nulla. Alle 5 siamo partiti verso il Brentei e poi dal Brentei per il rientro sul Casinei. Il sentiero per il Brentei con quei classici passaggi, no? Quello, il primo forse più suggestivo in galleria e poi all'uscita, quello sul canalone di neve, era sempre nelle nebbie. E durante il rientro, sull'ultima parte, quando ci siamo affacciati verso la Val Brenta, invece le schiarite, quelle che avevamo atteso per tutto il giorno, una dopo l'altra, sulla via del ritorno. Ed è stato uno spettacolo. Poco prima delle 8, 7 e tre quarti, eravamo sul terrazzo del rifugio Casinei e il cielo si era completamente rasserenato. Papà. Ciao! Nonna mia! Cosa hai detto? Nonna mia! Il 17 luglio, mi sembra che fosse il 17 di luglio, ci svegliamo al Casinei e scendiamo, torniamo verso Valesinella, il rifugio Valesinella, per riprenderci la bicicletta. Concluso l'anello a piedi con lo zaino di un paio di giorni, si riprende la strada
con la bicicletta. Ricominciamo a pedalare, prendiamo il carretto, carichiamo tutto quanto e si riparte. Era una bella giornata di sole che abbiamo trascorso in sella prevalentemente e che si è conclusa al laghetto di Valdagola. Quando arriviamo lì il meteo è incerto, piovigginava ancora una volta, ma era un posto troppo bello. Nemmeno io c'ero mai stato, era un posto troppo bello. Ci arriviamo verso le 4, 4 e mezzo del pomeriggio, attendiamo il tramonto e decidiamo di dormire lì, di piantare la tenda lì e di attendere l'indomani al laghetto di Valdagola. Vicino il fuoco, non possiamo mica tenerlo troppo vicino. Trascorriamo forse di tutto il viaggio uno dei momenti più belli e anche forse uno dei momenti più indimenticabili. Dicevo, era la prima volta anche per me, nemmeno io c'ero mai stato al laghetto. E vediamo evidentemente cose diverse, io e Lorenzo vediamo cose diverse. Io ci vedo un angolo di natura dove la libertà è ancora possibile, io ci vedevo quella cosa lì, Lorenzo invece ci vedeva un prato vicino alla tenda per giocare col trattore. E ho pensato a quanta semplicità ci fosse nelle sue cose, nel suo stupore probabilmente la più semplice di tutte, e a quanta complicazione invece nelle mie, che come dire, cercavo lassù la nostra libertà, lassù nei boschi, perché ho imparato che quando viviamo invece in mezzo alla gente, questa libertà ce l'abbiamo solo a pezzetti. La mattina ci svegliamo all'alba e insomma, al laghetto non c'era nessuno, non c'era un'anima, era tutto silenzioso e questa volta con il sole. Giriamo attorno al lago, un pochino avanti e indietro, prima a piedi, poi con la bici. E capisco davvero che quello era uno dei momenti speciali del viaggio, che volevo tenermi stretto per non dimenticarlo. E penso allora che il tempo passa in fretta e che la memoria alla fine è sempre così, non mi basta mai. Va sempre a finire che dimentichi qualcosa, va sempre a finire che ti dimentichi i particolari, i colori, le sensazioni, anche quelle più radicali, fino ai momenti più importanti. Nel senso che poi no, non c'è niente che rimane sempre, ma se fosse possibile, se potessi invertirla questa tendenza, allora ecco, deciderei di tenermi ancora oggi quei momenti lì. Vorrei che rimanessero sempre a colori, come se fosse oggi, come se fosse ieri. Voglio dire, domani, fra 30 anni, che è domani, non vorrei dover guardare queste immagini per ricordarmele. Vieni? No, mi piacerebbe trovarle lì come adesso, senza patina. Accendiamo? Davvero? Sì. Davvero? Sì. Vado. Sulla salita per Passo d'Aone caldo e caldo, era la prima giornata di sole tutta quanta, dall'inizio alla fine, dalla mattina fino alla sera. Sulla salita di Passo d'Aone, a metà della salita di Passo d'Aone, dal versante della Varendina, una fatica bestia,
Lorenzo dormiva da Pinzolo. Un'ora e mezza. La salita a Passo d'Aone l'abbiamo fatta in una galleria di piante. E per fortuna, perché eravamo all'ombra. Eravamo in una galleria di alberi, una vegetazione fitta, fittissima. Si stima che nel parco vivano pressappoco 1200 specie vegetali, cosiddette di piante superiori, cioè senza contare i muschi, le alghe, i licheni e i funghi. Alcune di queste, più o meno una quindicina, sono peraltro endemiche, cioè sono esclusive del parco, sono esclusive di quel territorio lì, sono una rarità. Guarda la galleria! Passato il Passo d'Aone, lo scollinamento, poi di lì giù, verso la zona delle Giudicarie, ma soprattutto poi verso la zona, passato Ragoli e Priore, di San Lorenzo in Banale. Di lì si è fatto il pomeriggio e abbiamo pedalato fino alle ultime, le ultimissime luci della sera. Prima Stenico, poi nella zona di Sclemo, poi di lì appunto a San Lorenzo e da San Lorenzo al rifugio Alperrose. Ci siamo arrivati all'Alperrose appena prima della notte, è stata forse è stata la giornata più lunga e soprattutto le ultime rampe per arrivare all'Alperrose, questo zigzag che saliva, non finivano più. Ad aspettarci lì al rifugio alla sera, dopo quasi 8 giorni c'era la mamma e io non glielo avevo detto a Lorenzo non lo sapeva, ma la mamma ci stava aspettando lì. Tori, c'è una sorpresa. Da quando Lorenzo è nato sognavo di fare un viaggio con lui come questo, ma non l'avevo mai fatto e senza la mamma non è semplice, ok? La mamma è una figura, quando un bambino è così piccolino, quasi idealizzata e non ha torto, no? Quando un bimbo è così piccolo con la mamma non puoi mai competere, la mamma è la forza della natura. È sempre un passo avanti per Lorenzo e anche per me. Le ho chiesto il permesso, gli ho detto: Silvia, posso andare sul Brenta per 10 giorni con la tenda, il sacco a pelo? Vorrei andare su quelle montagne lì perché abitiamo a Ruffré, le finestre sono a sud, il balcone guarda, punta verso il Brenta, lo vediamo tutto quanto, vorrei farsi il giro, le chiedevo, vorrei dormirci in tenda, portarmi Lorenzo nello zaino, col carretto, con la bicicletta, prendo tutte le macchinine, il trattore, tutto il resto, i vestiti, anche quelli pesanti, lo copro, no? Nella notte dorme con me, prendo il sacco a pelo, quello di piuma e poi il Brenta è lì, lo vedi fuori dalla finestra, ecco, se hai bisogno di venire da noi vieni a prenderci, allunghi la mano, il Brenta è quello là, è quello fuori dalla finestra. Non avevo bisogno, come dire, soltanto del suo permesso, ma anche della sua approvazione, ecco dove la differenza tra questi due termini è abbastanza decisiva. Ma Silvia è super, nel senso, sapeva che non sarebbe stato facile, le preoccupazioni, la lontananza, tra l'altro non aveva mai dormito senza Lorenzo, ma era contenta. C'è anche da dire che mia moglie, la mamma di Lorenzo, è anche un medico e questo, diciamo così, aggiungeva un'ulteriore massa critica, ecco, al peso specifico delle sue parole. Ma oggi invece il sole è pieno, allora tanta crema, perché sennò la mamma di Lorenzo, non la mia, ma anche la nonna, fa 4 urli che si sentono da Ruffré su entrambi i versanti della Mendola. Una delle salite più ripide che mi aspettavano, dopo i muri del Peller, dopo le rampe della Val Meledrio, dopo anche gli ultimi chilometri dell'Alperrose, era quella del Ciottolato di Deggia, no? In realtà poi l'abbiamo superata abbastanza bene. Lo si incontra per andare da San Lorenzo in Banale verso Molveno.
Si scende, questa è la strada che abbiamo fatto noi per evitare la principale, si scende giù fino in fondo alla vallata seguendo il Dolomiti Rent-a-Bike, sulla vecchia carrozzabile, quella che porta a Moline, che poi diventa una mulattiera, appunto. Dal santuario di Deggia si risale verso Nindia e da Nindia in idrografica destra si arriva al lago di Molveno dal lato occidentale del lago, diciamo così. A Molveno si è dormito in tenda, abbiamo dormito in tenda in campeggio. Silvia ci aspettava lì la sera, ci salutavamo la mattina e la ritrovavamo la sera. Gli ultimi 2-3 giorni abbiamo fatto così. Ciao! Ehi là! Ne Peppe? Ciao Lorenzo! Poi da Molveno, tappa brevissima fino ad Andalo, dove invece abbiamo passato la notte l'unica in hotel, perché il camping era pieno, le piazzole erano tutte piene, non ce n'era neanche una libera, e quindi abbiamo passato una notte l'unica in hotel. Alla fine, il giorno successivo, l'indomani, l'ultimo giorno, anche uno dei più lunghi. Siamo partiti da Andalo, io e Lorenzo, Silvia ci avrebbe aspettato la sera, per arrivare al lago di Tovel. Era una giornata lunga, lunghissima, di tutto il giro forse quella che ci stava per portare in una delle valli più selvagge, anche una delle valli più suggestive di tutto l'itinerario, la valle dello Sporeggio. Ecco, siamo passati da lì e da quella, entrando in Val di Non, poi siamo andati verso la direzione del lago di Tovel. Lo raccontavo più per me che per Lorenzo, no? Che l'idea di istituire un parco naturale in queste zone ha più di 100 anni, ok? Il parco è stato istituito alla fine degli anni 60 ed è stato uno dei primi parchi provinciali del Trentino, ma la sua storia in realtà ha radici molto più lontane. Il Parco Naturale Adamello Brenta nasce formalmente nel 1967, quando viene inserito per volontà della Provincia Autonoma di Trento nel primo piano urbanistico provinciale, assieme al Parco Naturale di Paneviggio e delle Pale di San Martino. Sono questi due i due primi parchi naturali della storia del nostro territorio. L'idea però di costituire in questi luoghi un parco naturale, una riserva naturale protetta, ha una storia molto più lunga, che comincia già all'inizio del Novecento, quando una serie di autorevoli uomini della cultura del territorio sostengono l'idea di far nascere qui un parco a tutela del massiccio dell'Adamello Presanella e del gruppo, appunto, delle Dolomiti di Brenta. Inizialmente le proposte, siamo sui primi del Novecento, individuano tre principali elementi di protezione: la Val di Genova, il gruppo di Brenta e il lago di Tovel. Poco più tardi, primi anni 20 del secolo scorso, Giovanni Pedrotti, la figura chiave di questa vicenda, propone per primo, in maniera convinta, la creazione di un'area protetta in Trentino nel periodo immediatamente successivo alla Grande Guerra. La sua attenzione cade sul gruppo dell'Adamello nel Trentino occidentale, ma anche sulla zona di Paneviggio e delle Pale di San Martino. Furono queste le basi che consentirono più tardi, nel dopoguerra, nel 1967, l'istituzione formale del Parco Naturale Adamello Brenta in questi territori.
Vai su a piedi, Lori, fino lì, che il carretto lo prendo io, vai! Vai, vai, che ti raggiungo, vai! Oh, bravissimo! Oh, oh! Poco prima di rientrare in Valle di Non, in uscita dalla Valle dello Sporeggio, i primi e unici tratti a spinta, ok? Nello Sporeggio abbiamo fatto la spola, nel senso che eravamo su un tratto del Dolomiti Brenta Bike, ma troppo ripido, non riuscivo a pedalare, ma se scendevo dalla bicicletta non riuscivo a spingerla col carretto, c'erano pendenze superiori al 20%, tanto sterrato, la strada stretta e soprattutto pochissima aderenza. Allora facevamo un pezzo spingendo la bici, lasciavamo il carretto alle spalle, poi tornavamo indietro a prenderlo. Quindi di nuovo con la bici e poi di nuovo indietro a recuperare il carretto, era l'unico modo per fare 90-95 metri di dislivello, mi sembra, su quella salita, dall'altimetro quasi un'ora, praticamente 55-58 minuti, un'ora quasi, per fare 100 metri di dislivello. Attraversando la Valle di Non, insomma, un po' alla volta andavamo a chiudere l'anello verso il lago di Tovel e siamo arrivati in Val di Tovel attraverso la galleria ciclopedonabile. Siamo, per capirci, nella zona di Terres, poco prima di Tuenno, dove una galleria ciclopedonabile, oggi è una ciclabile, buca la montagna. Ce l'ho relativamente vicina a casa perché abito al Passo della Mendola, ma non l'avevo mai vista. È stupenda, è bella, bellissima ed è fredda. È fredda, è molto fredda, è lunga 2,5 km, completamente dritta, pianeggiante, 1 metro di dislivello dall'inizio alla fine. Si imbocca appunto sopra l'abitato di Terres e poi si esce vicino alla Val di Tovel, 700-800 metri prima del rifugio Capriolo. È stata aperta nel 2019 grazie proprio a una serie di interventi di lavoro del parco naturale. È tutta illuminata. Dentro ci sono 10 gradi costanti. Siamo entrati dal lato della Val di Non, dove piovigginava, e siamo usciti dal lato della Val di Tovel, dove diluviava. Ci siamo fermati al rifugio Capriolo un'oretta e mezza in attesa. Nella Valle di Tovel piove sempre, in attesa che il temporale se ne andasse. E poi l'ultima salita erano gli ultimissimi chilometri, li abbiamo fatti con la mamma che ci seguiva in macchina, no? Ci eravamo dati appuntamento al lago di Tovel, dove avremmo passato la notte. La mamma per gli ultimi 3-4 chilometri ci ha seguito con l'automobile. Abbiamo dormito lì nella vecchia pensione Lago Rosso, l'ultima sera, l'ultima notte, davanti probabilmente a uno dei soggetti più fotografati di tutto il parco naturale. Nel parco, in tutto il parco, ci sono 48 laghi, ma 44 in realtà sono nel gruppo dell'Adamello Presanella e solo 4 sono nel gruppo di Brenta. Questo per il fatto che le rocce magmatiche dell'Adamello Presanella sono impermeabili e favoriscono la stagnazione dell'acqua, mentre le rocce dolomitiche, quelle del gruppo di Brenta, sono calcaree, sono permeabili e dunque favoriscono fenomeni di carsismo, l'acqua scappa via. Il lago di Tovel è uno dei 4 laghi presenti nel gruppo di Brenta ed è anche uno dei pochissimi a non essere di origine glaciale, perché si è formato in seguito allo sbarramento della valle causato da una grossa frana. Ai tanti primati che ha il lago di Tovel aggiunge anche questo. Al lago di Tovel abbiamo passato l'ultima notte, poi la mattina era la mattina dell'undicesimo giorno, ci siamo svegliati, siamo scesi a Cles, la discesa verso Tuenno e poi da Tuenno verso Cles e di lì abbiamo così chiuso l'anello del Giro del Brenta. Vista che bella! Ma! Guarda lì! Ciao! Mi chiedono spesso che cosa si ricorderà Lorenzo. Non lo so, non lo so e non ne ho idea.
La psicanalisi dice che le mappe cognitive, le mappe emotive si formano nei bambini nei primi 6 anni di vita. Le neuroscienze sono anche più rigide e dicono che si formano nei primi 3 o 4 anni di vita, ma non lo so. Non lo so, e anche se non ricorderà, ecco, avrà vissuto. A dire la verità, poi, questo sì, i bambini ti sorprendono, ecco, i bambini sono capaci di sorprenderti. Sono tornato al lago di Tovel alcuni mesi dopo, in inverno, con Lorenzo e con Silvia. C'era la neve, camminavamo tutti e tre e faceva freddo. C'è una parte di lago su cui non batte il sole per tutto il mese di dicembre. E il lago di Tovel era un incredibile condensato di bellezza. Non so, quando ti mancano le parole, no? per descrivere il bello che hai intorno. In quei momenti ho quasi l'impressione che la nostra lingua, la lingua italiana, si esprima un po' a singhiozzi, no? si esprima per tentativi, a metà strada a volte tra l'inadeguatezza, il passo falso, no? È possibile che non trovi le parole, la nostra lingua, per descrivere questi stati quasi di contemplazione. Forse arrossirebbe anche lei vedendo il lago di Tovel, ma più probabilmente sono io, no? Che non la so usare abbastanza bene. Comunque, mentre camminavamo, ecco, mentre eravamo lì in inverno, io, Silvia e Lorenzo, alcuni mesi dopo il rientro dal viaggio, tutti e tre, Lorenzo guarda la mamma, a un certo punto dice: qui papà Ale con bici. Ok? Niente virgole, niente verbi, niente sintassi, però era chiarissimo. Ecco. In luglio il nostro viaggio si era concluso là. E la frase di Lorenzo è passata, no, come un lampo senza un punto a capo, e è rimasta lì appesa. Io e Silvia abbiamo fatto qualche secondo di silenzio. Pensi che alla fine non ne sai mai abbastanza, no? E che non trovi mai le risposte adatte. Poi abbiamo sorriso per dire che non lo so che cosa si ricorderà, ma i bambini sono capaci di sorprenderti. Mi chiedono anche che cosa avrei voluto insegnargli a Lorenzo, che cosa avrei voluto insegnargli. Non so neanche questo, non lo so che cosa avrei voluto insegnargli. Durante il viaggio avrei potuto raccontargli tante cose, alcune per bambini, come il rumore delle voci del bosco, altre per grandi, come il fatto che il prato e gli alpeggi sono un'opera dell'uomo, costruttore di paesaggi, tante altre cose. Ma abbiamo parlato e camminato nel parco anche attraverso lunghi e lunghissimi silenzi, che sono un lusso per chi se li può permettere in una società dove c'è tanto rumore. Ok, per distanza anagrafica e generazionale, il mio mondo farà sorridere a Lorenzo quando lui diventerà grande. E quindi nell'insegnamento che cosa voglio insegnargli? Nell'insegnamento mi muovo con lui con le armi spuntate. No, ma su qualche cosa ci si dovrebbe intendere. Ecco, il Brent ha raccontato a mio figlio, è tutto qua. Vorrei che capisse che l'ambiente naturale che stiamo utilizzando, che usiamo e che abitiamo, lo abbiamo ricevuto e lo dovremo riconsegnare, perché siamo tutti di passaggio e che quindi non possiamo depredarlo. Questo non significa che dobbiamo musealizzare il territorio e non significa nemmeno che lo dobbiamo considerare come qualcosa di immutabile o di intoccabile. La montagna è uno spazio di vita e come tale deve essere vissuta e deve essere praticata. Il parco naturale da Mello Brenta ce lo insegna, così come ce lo insegna anche la lunga storia delle attività agro-silvo-pastorali della tradizione alpina.